Ciao a tutti ragazzi, sono Andre dello staff di Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, se va mettete un bel mi piace. Sono qui oggi con la mia seconda review settimanale, la quarta in totale di LPF se non erro, parlando di Thiago Neves Chief, un giocatore che in questa sua versione SIF ha ricevuto degli upgrade mostruosi rispetto alla versione non in forma. Infatti ha più 2 in velocità, più 10 nel tiro, più 6 in passaggi, più 4 nel dribbling e più 2 nel colpo di testa e nella difesa. Però rispetto alla versione NIF ha un più 5 in tiro, poi ha più 3 in passaggi, se non sbaglio, più 1 in velocità, più 2 nel dribbling, insomma, gli upgrade si sentono e soprattutto lui è stato cambiato ruolo da COC a ES, ma io l'ho usato come ATS vista la sua dote nel tiro e nel finalizzare le azioni. Infatti in 8 partite mi ha fatto 8 gol e 9 assist, quindi mi è piaciuto veramente tanto giocare con lui, specie perché è un giocatore che costa 12, 13, 15 mila credi al massimo. Andando a vedere le sue in-game stats nello specifico, possiamo notare che ci stanno delle statistiche veramente paurose come il 93 in long shot, 95 in potenza tiro, 89 in finalizzazione, poi che ne so, 85 in passaggi corti, 87 in tiro a giro, 80 nel cross, 86 nel controllo palla, insomma, come dribblatore è veramente bravo, anche perché ha 4 stelle skill. E ora iniziamo con l'analisi di pro e di contro. Il primo pro, il più grande che mi sembra che mi sento di attribuire a Thiago Neves sono i suoi long shot. Ecco, 93 di long shot con 95 di potenza di tiro. Ogni volta che tiri, soprattutto di sinistro, con lui, praticamente sfondi la porta perché il suo tiro è veramente potentissimo e per molti portieri è veramente un problema bloccarlo. E quindi long shot da usare appunto fuori dall'area, cioè tiri da fuori, sono veramente un pro notevole, specie se fatti di sinistro, perché poi lui ha 3 stelle debole. Infatti questo sarà uno dei due contro che ci daremo dopo. Allora, poi andando avanti possiamo notare 89 in finalizzazione, contando che lui nasce come esterno sinistro. 89 è un valore veramente alto, è per questo che l'ho usato come ATS e non mi ha mai deluso davanti al portiere, quindi con 89 sembra anche più alto e mi è piaciuto veramente molto. Quindi 89 in finalizzazione, altro pollice in su. Un'altra cosa ottima sono le sue punizioni. Ha 91 di accuratezza nelle punizioni, 95 in potenza tiro e 87 in effetto. Quindi con queste tre statistiche sommate fa grandi punizioni. Cioè io non ho avuto possibilità di provarle, perché vi giuro in 8 partite 0 punizioni. Ma capita sempre quando uno fa le review, cioè cerca di fare una punizione con lui e non ci riesce. Con il giocatore del momento che devi appunto recensire. Però non riesce, cioè non ti fanno falli, è assurdo. Poi un altro pro gigante, anzi forse insieme ai long shot il pro più grande è il dribbling. Quell'82 sulla carta sembra almeno un 88-89 in game. Infatti io più volte ho fatto dei gol partendo da centrocampo mentre gli avversari battevano. E poi io dribblavo tutti con estrema facilità usando le sue 4 stelle skill, usando il controllo palla che è veramente ottimo, 86, usando l'agilità che qua dice 81, ma a me sembra molto di più sulla carta. Sembra tipo 90, 92. Come vedete qua proprio ti smarchi senza problemi e poi davanti al portiere, tac, non sbagli mai. Veramente un piacere giocare con questo giocatore. E andiamo avanti parlando dei suoi passaggi. 85 in passaggi corti, ottimo. 80 in passaggi lunghi, perfetto. 80 nel cross, ottimo. L'80 in passaggi lunghi soprattutto è stata veramente una cosa eccezionale. Io mi smarcavo, potevo fare cambi di gioco, come vedete qua, potevo lanciare l'altro esterno, Lucas, potevo fare quello che volevo, grazie a questo 80 in passaggi lunghi. E un altro pro che mi sento di attribuire a questo giocatore è la forza fisica, 66. Vuoi dire 66? Ma allora, prima dovete tenere conto che lui è un esterno. Quindi gli esterni sono famosi per non avere grande forza fisica. Poi come vedete qua, tipo Sagho tenta di rubargli palla, ma lui riesce a sfuggirli. Quindi quel 66 in forza fisica a me sembrava di più, almeno sugli 80. E quindi per essere un esterno, 80 di forza fisica è un valore mostruoso. Cioè, lui è un giocatore totalmente diverso da Walcott, altra review di questa settimana. Perché con Walcott prendi e corri. Con lui no, con lui puoi divertirti a dribblare, puoi divertirti usando le 3 stelle skill e le 4 stelle skill e poi puoi tirare. Perché quindi lui non è un giocatore da corsa, infatti ora parleremo dei due contro. Però è un giocatore che veramente sa usare bene i suoi pro. Cioè se tu riesci a usarlo bene, vedete qua cambi il gioco, tac, è veramente bello giocare con lui. Comunque, parlando adesso dei suoi due contro. Il primo contro non è tanto la velocità quanto l'accelerazione, in che senso? E lui ci mette un po' a partire, anche se ha 79 in accelerazione e 78 in velocità scatto. Però, una volta che parte,
Non è che è facile da fermare, cioè tipo a questi difensori, ai terzini non quelli velocissimi, lui riusciva tranquillamente ad andarsene, però dopo che era partito, perché ci mette un po' a carburare, tipo una macchina, no? Hai presente, sì. Ok, e l'altro contro sono le tre stelle vie debole, che quando è a sinistra, uno di solito si accentra e tira di destra. Ecco, con lui è meglio tirare di sinistra, perché il suo tiro di destra non è granché, però le tre stelle vie debole non sono così tre stellose. Cioè, sembrano quasi 4, quindi è un contro ma piccolo, anche questo. E quindi anche qua non mi sento di attribuire una grande pecca a Thiago Neves, che, come ho già detto, 3-4 volte a me è piaciuto tantissimo. Andiamo un attimo anche ad analizzare su Workrates. Si presenta con un medio medio, però questi Workrates sono un altro pro paradossalmente. In che senso? Lui con medio medio si sposta al centro del campo, infatti la mia formazione si trasformava in Thiago Neves trequartista, Diego Costa prima punta e Lucas che svariava sulle ali. Ed era una cosa fantastica perché appunto lui non è veloce come dovrebbe essere un'ala. E quindi che lui si mettesse trequartista era veramente qualcosa di fantastico. Quindi medio medio lo fa spostare sulla linea del centrocampo, pronto a innescare con i suoi fantastici lanci un compagno oppure a dribblarsene qualcuno e poi a fare un bel long shot. E quindi i suoi Workrates sono un pro. E poi l'ultimo pro. Visto che è un'ala, 77 in colpo di testa vuol dire che se gli arriva un cross da Lucas, l'altro esterno, o da chi usate voi, lui c'è, cioè rispetto agli altri esterni, è alto 1,82, 86 di salto, vuol dire che insomma lui c'è. Questo è il riepilogo del top e flop, top, long shot, finalizzazione, forza fisica, 4 stelle skill, dribbling e passaggi, flop, 3 stelle vie debole, accelerazione. E io, detto questo, vi lascio agli ultimi video. Bella!